La via Appia fu costruita da Roma a Brindisi dal 312 al 191 a.C., seguendo l'avanzare delle conquiste romane nell'Italia meridionale. Il suo percorso si svolge lungo le prime miglia a partire dal quadrivio di via Erode Attico con via di Dottor Carbone fino alla tomba di Cecilia Metella. Un percorso che conduce a una strada rettilinea che arriva ad Ariccia aggirando il lago della città di Nemi e dopo aver superato un viadotto, Cisterna di Latina, Tor Tre Ponti, Forum Appi e Ad Medias in territorio di Priverno, lungo un tragitto costellato da opere di contenimento idraulico, muretti, recinzioni e ruderi di mausolei ascrivibili a diverse epoche, come accadde al villaggio medievale abbandonato di Ninfa. Da qui giunge a Fondi e a Terracina, poi nei pressi di Gaeta e poi Formia, dove la via Appia prende il nome di Corso San Gennaro e poi segue una serie di curve sino ad arrivare alle porte della città fiancheggiando un grande sepolcro di epoca tardo-repubblicana detto Tomba di Cicerone. Questo rappresenta il simbolo della città di Formia, tranquilla località marina che si adagia sulle sabbie come ultimo baluardo romano. Se è pur vero che oggi le automobili e le persone passano attraverso la SS7, in realtà le tracce della via antica vanno ricercate nel tratto stradale fra via Vitruvio e via Urbino, non prima di esserci soffermati sui resti di una fontana con un tratto basolato all'altezza del chilometro 140. Si tratta della fontana di San Remigio, un abbeveratoio monumentale. Dopo quasi un chilometro dalla fontana si inerticano due strade importanti per lo sviluppo di epoca imperiale e tardo antico California. Qui, nel balzo della collina, verso i monumenti e il centro storico e medievale di Formia, si trova il cuore di una magica presenza e di un ancestrale ricordo di una città pronta a crescere e a restare nei secoli caposaldo del Basso Lazio. Gli abitanti della città possiedono ancora l'ospitalità e la ricchezza dei tempi che furono, e ancora oggi gli echi della loro nobiltà d'animo risuonano nei ricordi dei loro ospiti. Formia, che secondo la tradizione si vuole fondata e abitata dai Lestrigoni, giganti antropofagi che distrussero 11 navi di Ulisse, possedeva una fonte definiva Fons Artace. Ai margini del centro urbano sorgevano strutture murarie di cui tracce evidenti e monumentali sono visibili a partire dalla località di Nicio, proprio sulla costa formiana, altre certamente considerate più antiche e forse databili a un'altra struttura situata più a sud in direzione della contrada Caposele, sono poste alla fine del lungomare tra Vindicio e Giano. Superata Scauri, l'Appia entra in terra di lavoro, incuneandosi tra gli infiniti meandri della campagna fra bei paesaggi, suggestivi monumenti e devastazioni totali del territorio.